Benvenuti o ben ritrovati a tutti ragazzi, io sono Sig e questa è la mia playlist incentrata sui film di Yoshiaki Kawajiri, uno dei miei registi preferiti dell'animazione nipponica. Con il tempo abbiamo trattato quasi tutti i suoi film, inclusi anche degli OAV e dei corti, e con il video di oggi su The Running Man ci avviciniamo alla conclusione della sua monografia. Inserito all'interno della raccolta del 1987 I racconti del labirinto, The Running Man è un cortometraggio sceneggiato e diretto appunto da Kawajiri e basato su un soggetto di Taku Mayumura. Di per sé si tratta di un corto molto semplice che non punta sulla narrazione intesa come trama. In un futuro non ben precisato si è diffuso un nuovo tipo di corse automobilistiche. I piloti guidano i loro bolidi futuristici su una pista ad anelli la cui carreggiata è perpendicolare al suolo, di conseguenza devono andare velocissimi per non perdere l'aderenza con l'asfalto. Il campione indiscusso di questo sport è Zack Hughes, l'immortale, un pilota che è imbattuto da anni. Però queste gare iperadrenaliniche ad alta velocità hanno delle ripercussioni sul fisico, infatti Zack sta letteralmente cadendo a pezzi. Ma la cosa davvero insolita non riguarda il suo fisico, piuttosto la sua mente. La tecnologia del veicolo, infatti, sembrerebbe aver risvegliato in lui dei poteri psichici, poteri terribili che nell'ultima gara diventano incontrollabili. Qui, infatti, Zack, in preda ad una crisi acutissima, non riesce più a fermarsi, continuando a correre anche dopo aver tagliato il traguardo, finché la sua vettura non esplode in mille pezzi sotto gli occhi sbalorditi e attoniti del giornalista che ci sta narrando la vicenda. Come ho detto, The Running Man non punta sulla sua trama, di fatto il mondo che vediamo non è per nulla descritto e l'unica ambientazione mostrata è appunto questa pista high-tech su cui corrono i piloti. E poi, a dirla tutta, non c'è nemmeno un vero intreccio degli eventi. Il giornalista, di cui non si sa il nome, osserva Zack che guida finché non succede il disastro. Tutto lì. Eppure, si tratta di un corto letteralmente magnifico. Kawajiri, che qui è ancora all'inizio della sua carriera registica, si dimostra già un perfezionista della tecnica nonché un grande amante del cinema occidentale di matrice hollywoodiana. E questo perché prende tanto dall'implacabile con Schwarzenegger quanto dal vecchio Death Race 2000 con David Carradine, ma con quel pizzico di soprannaturale in più che poi caratterizzerà gran parte dei suoi lavori futuri. Entrambi questi film americani sfoggiano un'ambientazione abbastanza grigia e abbastanza distopica, in cui hanno preso piede dei giochi violenti e sanguinari che però la gente adora guardare in TV, esattamente come le corse ideate da Kawajiri che fomentano le masse. Infatti, al pari dei gladiatori nelle antiche arene, i piloti corrono all'ultimo sangue non curanti del pericolo e dei danni collaterali, pronti a rischiare la loro vita pur di vincere e di dare spettacolo. Ma Kawajiri, da autentico cultore della fantascienza cyberpunk, aggiunge un tassello fondamentale al mosaico. Nella sua visione, le vetture sono direttamente collegate ai piloti e quella che si viene a creare è una connessione neurale a metà strada tra lo scientifico e l'occulto. Ma ovviamente, come scritto nel manuale del perfetto cyberpunk, questa connessione tra uomo e macchina non è positiva, è tossica, deleteria e alla lunga distrugge l'essere umano dall'interno, proprio come una malattia. I meravigliosi fondali freddi che comunicano perfettamente l'idea di un futuro deumanizzante e cinico vengono spaccati in due dalle fiamme e dai fulmini elettrici, elementi accesi e dinamici che rispecchiano la brutalità che un po' alla volta è penetrata fin nelle ossa dell'uomo, trasformandolo in qualcosa di orrendo. Osservate Zack quando esce dal suo bolide, non ha più nulla di umano. Certo, quando correva aveva già il viso che sembrava una smorfia diabolica, ma qui sembra a tutti gli effetti un mostro, ed è quello sport terrificante che lo ha reso così, quello stesso sport che la gente guarda avida, con il sorriso sulla faccia. Senza dubbio, essendo un corto, The Running Man non vuole raccontare una storia completa ed esaustiva, piuttosto vuole suscitare un'emozione forte, un'emozione che poi fa nascere tutta una serie di domande nella testa dello spettatore. E per quella che è la mia modesta opinione, ce la fa egregiamente. I chiaroscuri marcatissimi, la violenza esagerata, i volti deformati e l'adrenalina via via crescente contribuiscono a tenerci incollati allo schermo, anche se poi, alla fine, ci rendiamo conto che non possediamo quelle informazioni di trama che al giorno d'oggi reputiamo così importanti. Voglio dire, ultimamente si è diffusa la convinzione che i dettagli della trama facciano tutto. In una scena c'è vento e in quella dopo non c'è? Buco di sceneggiatura. Degli alberi di background hanno le foglie di un colore invece che avercelo di un altro? Buco di sceneggiatura. La macchina inquadrata è troppo pulita o troppo sporca? Buco di sceneggiatura. Ecco, secondo me non funziona così. Secondo me, prima di focalizzarsi su queste cose, occorre comprendere ciò che si sta guardando nel suo insieme.
Non puoi criticare Kawajiri perché non ti comunica esattamente cosa è successo nel futuro. Lo vedi da te, lo capisci osservando quelle corse violente, lo capisci dalla deumanizzazione totale che trasuda da ogni frame, lo capisci dai colori bui e cupi. Insomma, non si tratta di pretendere la didascalia, ma di cogliere un messaggio. O, come in questo caso, un punto di vista, quello di un artista votato all'azione frenetica, alla fantascienza cyberpunk e all'orrore senza nome. Chiaramente i racconti del labirinto non è solo The Running Man, ci sono anche altri due corti di due registi altrettanto straordinari, Rintaro e Katsuhiro Otomo, entrambi bellissimi e con degli approcci fantascientifici anch'essi affascinanti, seppur differenti. Però, essendo questa playlist incentrata su Yoshiaki Kawajiri, mi sono soffermato sulla sua opera, che con pochissimi dialoghi e con una musica profonda e incalzante, si riconferma una scheggia ispirata e impressionante di un cinema vecchia scuola, che ormai difficilmente rivedremo sugli schermi. Ma arrivati fin qui, prima di chiudere, ne approfitto per spoilerarvi l'ultimo video che voglio fare, dedicato a Kawajiri. Sarà una specie di tier list in cui inserirò tutti i suoi lavori partendo da quello che considero il più debole e arrivando a quello che considero il migliore. Ovvio, avendoli già trattati singolarmente non sarò troppo specifico, se no finirei per ripetermi, ma credo che possa essere comunque un buon recap finale, prima di passare a un altro regista. Io vi ringrazio di cuore se siete arrivati fin qui, scrivetemi le vostre impressioni giù nei commenti, statemi bene mi raccomando, e noi ci vediamo, come tutte le volte, al prossimo video!